Ed è il momento del miglior film. Va da Bemus Papam di Nanni Moretti. Questa sera lui non poteva essere qui con noi perché è impegnato all'auditorium in uno spettacolo, in un recital di monologhi tratti dai suoi film su musiche di Piovani e di Piersanti. Ma ritira il premio per lui Roberto Nobile. Roberto Nobile è ormai una presenza ricorrente nei film di Nanni Moretti, perché era apparso in Caro Diario, era apparso nella Stanza del Figlio, dove, se non ricordo male, facevi il ruolo di un prete. Ecco, ti ha promosso Moretti per questa volta, ti ha fatto fare un cardinale. Evidentemente c'è una maggiore considerazione. Sono imbarazzato già sempre in questa occasione, poi figurato a presentare Nanni Moretti. Io penso che lui fa tutto quello che avrebbe potuto dire, avrebbe detto grazie, io dico grazie. A consegnare il premio l'onorevole Sabatino Leonetti, vicepresidente del Consiglio Provinciale di Roma. Tra l'altro Roberto Nobile lo hanno già avuto e premiato a Palombara qualche anno fa per come miglior attore rivelazione, ma devo dire che scorrendo l'elenco degli attori rivelazioni, come delle attrici rivelazioni peraltro, siamo stati spesso dei buoni profeti, perché moltissime delle persone premiate qui a Palombara, forse per la prima volta in tutta la loro carriera, hanno poi ottenuto un grande successo. Quindi la cosa ci fa piacere e insomma evidentemente porta bene il Festival delle Cerasi. No, così è un ricordo, che la prima volta che sono venuto qui mi hanno premiato per il film La Scuola, e io ero appunto talmente imbarazzato che non, quando mi ha chiamato Pazzaglia, purtroppo non c'è più, io non sono venuto, cioè lui mi vedeva ma io non venivo. E allora lui mi ha chiesto, siccome ero molto imbarazzato, ma lei è veramente Roberto Nobile? Non sapevo che fare, ho tirato fuori la carta di molto contento di essere qui questa sera. Quando ho letto sul Messaggero il messaggio, la preoccupazione che questa esperienza e soprattutto questa sala possa interrompere le attività importantissime per il cinema italiano, ma anche per questo territorio, si deve il dovere di chiamare Luttazzi. Sono venuto qui, ci siamo incontrati con il maestro Ettore Scola. Credo che oggi, come rappresentante della provincia di Roma, insieme al mio collega, e poi secondo me ed è sicuro ci sarà anche un impegno da parte della Regione Lazio, io credo che noi oggi dobbiamo raccogliere il grido di allarme e mettere insieme tutte le forze, tutte le istituzioni per dire che un altro anno questa festa, questo festival si farà ancora più grande, e soprattutto con l'impegno di mantenere viva questa esperienza. In quest'area c'è un territorio ricco da questo punto di vista. Permettetemi di dire che questa sera ci sono due giovani che vengono dal cinema. Io lo dovrei fare perché sono del mio comune di Guidonia, però credo che sia giusto. L'unico film italiano segnato al Festival del Cinema, ci sono questa sera i registi qui presenti, il film Ad ogni costo, che sono stati già, quindi diciamo è anche un'area dove ci sono delle realtà culturali molto importanti, ci sono altri giovani impegnati nel cinema, e quindi mettere insieme diciamo il cinema italiano ma anche le risorse del cinema di questo territorio credo che possa essere una cosa importante. Per me è un grande onore questa sera premiare questo film importante. Una ronde non fa primavera, diciamo, il regista è importante ma anche gli attori sono importanti, e soprattutto il gioco di squadra, e soprattutto diciamo questo messaggio importante che Moretti riesce sempre a fare al cinema italiano, ma anche la ricchezza vostra, anche tua, della capacità di stare su set e di mandare un messaggio importante. Grazie al cinema italiano, grazie Luttazzi per quello che hai fatto in questi 26 anni, e credo che dobbiamo fare tutti di più, solo certo che insieme riusciamo a fare.
però anche grazie a Montini, che, perché anche il direttore artistico e tutti quelli, il comitato e così via, quelli che hanno fatto. Grazie, non so se ho troppi grazie, però questo volevo dire, e adesso però è il momento che io premio. Questo bisogna farlo così. Grazie, tanti auguri. Manca una parte del premio. Con questo adesso mi viene un dubbio, chissà se finiranno a Moretti o se finiranno a casa nostra, ma non indaghiamo, non indaghiamo. Io quello che penso è che io gliele porto, poi lui me le regala. No, no.